Ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus. Oggi siamo qui su Spider-Man Miles Morales per rispondere a una domanda molto semplice che ci eravamo posti anche in passato, ma sembrava che fosse così, ma poi alla fine abbiamo capito che forse neanche loro erano stati abbastanza chiari. Naturalmente, come al solito, vi invito, come sempre, a mettere un pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. In che senso? All'uscita di Spider-Man Miles Morales avevamo capito che sarebbe stato un gioco in esclusiva con l'uscita di PS5 e che non sarebbe naturalmente uscito anche su PS4. Non erano comparse nessuna notizia, nessuna conferma. E tra l'altro poi c'era anche la possibilità di poterlo prenotare per PS5 e non per PS4, per cui sembrava che dovesse funzionare così. Ma poi, secondo me, che cosa è successo? È successo che avranno capito che se il gioco usciva in concomitanza con la PS5 e solo per PS5, soltanto quei pochi eletti che riusciranno ad avere la PS5 potranno giocare a Spider-Man Miles Morales. Quindi, in un certo senso, sarebbe stato anche un fiasco per le vendite. Quindi a quel punto che cosa hanno detto? Hanno detto: ragazzi, guardate che è normale, il gioco uscirà anche per PS4. Era naturalmente sottinteso. Vabbè, per voi era sottinteso, perché per molti di noi, visto che molti di voi ancora mi chiedevate sia per PS4 sia per PS5, allora a questo punto oggi abbiamo la conferma. Se mi ricordo, vi lascio il link in descrizione se la volete acquistare. Quindi Spider-Man Miles Morales uscirà sia per PS4 e sia naturalmente per PS5. È normale che per le due console ci sarà una differenza dal punto di vista soltanto tecnico, perché su PS4 naturalmente ci saranno dei tempi di caricamento, mentre invece su PS5 i tempi di caricamento di Spider-Man Miles Morales saranno pressoché inesistenti. E oltretutto, per PS5 il gioco uscirà, girerà a 60 frame al secondo in 4K, mentre invece su PS4 avremo una qualità un pochettino inferiore, 30 frame al secondo in 4K, che comunque è un'ottima qualità. Per cui siamo tranquilli, lo possiamo giocare sia su PS4 sia su PS5 se non riusciremo naturalmente ad averla al day one. E tra l'altro, poi, altra cosa molto fondamentale, i salvataggi. Stiamo tranquilli che se riusciamo naturalmente, o meglio, se iniziamo il gioco di Spider-Man Miles Morales su PS4, una volta giocato anche a metà, potremmo a questo punto poi caricare i salvataggi della PS4 di Spider-Man Miles Morales anche sulla PS5, per cui possiamo tranquillamente giocare su PS4 e poi, quando saremo fortunati, avremo la fortuna di beccare poi la PS5, portare tutti i salvataggi poi sulla nuova console. Per cui tutto chiaro, adesso naturalmente è sicuro. Esce Spider-Man Miles Morales per tutte e due le console. Non so se anche voi l'avevate per scontato questa cosa, che ancora non era abbastanza chiara. Scrivetemi sotto nei commenti che cosa pensate. Ci vediamo sul prossimo video. Bye!